Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane. Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione? Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai. Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande? Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono. Beh, io invece no. Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa. Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re? E poi qui non c'è bisogno di nessun re. Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta. Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio. La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre. Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto. Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto. Mamma mia, che animale enorme! Proprio in quel momento ebbero un'idea. La rana egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto. Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi? Piccolo? E chi tu? Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé. Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa. Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme. Vorrebbe conoscerti. Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande. Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago. Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re. Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio? Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande. Adesso vi mostro quanto posso crescere. E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi. Sono grande come il bue? No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più. E adesso sono grande come il bue?
No! Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo! Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui! La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.